dobbiamo agire in maniera coordinata e coerente con i fattori produttivi. Dobbiamo investire soprattutto nelle relazioni umane, nelle relazioni con il cliente. Dobbiamo capire e fare attenzione alle sue esigenze, alle sue motivazioni, alle sue aspirazioni, ai suoi desideri. Dobbiamo investire nella qualità dell'offerta attraverso un rinnovamento nel prodotto e una riqualificazione anche dell'innovazione attraverso proposte nuove e anche nuove competenze. E dobbiamo soprattutto unire pubblico, privato e volontariato. La gestione delle vie d'acqua interne, dei rifacimenti costieri e dei dragaggi per la sopravvivenza del nostro comparto sono attività fondamentali e imprescindibili. Ad oggi sostanzialmente si è fermato tutto. C'è un problema sicuramente legislativo, c'è un coacervo normativo, c'è il testo unico dell'ambiente che probabilmente andrebbe rimaneggiato, rivisto, ma soprattutto bisogna far sì che la norma non sia più interpretabile da chi che sia a sua discrezione, altrimenti sarà impossibile proseguire in questi interventi che sono fondamentali. Secondo punto è il problema delle concessioni. La maggior parte di noi, qui, noi compresi, ha un orizzonte che termina il 31 del 12 di quest'anno. Questo è un momento molto particolare, molto difficile per il nostro Paese. La buona politica dovrebbe remare tutta in una direzione, per uscire dalle secche. È un tema, quello delle secche, è un tema molto... Ma noi ci siamo anche lì, è difficile, Manuel, è difficile, perché c'è gente che si è beccata gli avvisi di garanzia per sta cosa qua, però ha messo le firme per permettere ai concessionari, per permettere alle marine di poter lavorare, di poter accogliere. Però non è sempre facile, Manuel, non è sempre facile. I numeri in mio possesso sono importanti, molto alti, molto buoni, molto buoni. Incrociamo davvero le dita affinché quello che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo, due, sia davvero un ricordo, un brutto ricordo, ma guardiamo al futuro.